Buon pomeriggio, mi fa molto piacere incontrarti per un doppio appuntamento perché, come sapete, abbiamo una conferenza adesso e poi l'inaugurazione di una mostra subito dopo. Mi fa davvero molto piacere perché questa è un'ulteriore puntata di approfondimento, di conoscenza, di incontro con le grandi figure di pittori in particolar modo, comunque di artisti che in qualche modo sono legati alla nostra realtà provinciale, anche se in qualche modo, ho detto, perché ci sarà naturalmente un approfondimento su questo essere di Caravaggio, ma comunque questo lo vedremo dopo. Ci fa anche molto piacere anche per la disponibilità che Valeria, nostra socia, nonché già insegnante di storia dell'arte, mette a disposizione le sue competenze proprio per aiutarci in questo percorso di conoscenza che si inserisce in un'attività che la Mutuo Soccorso e in particolare la biblioteca fanno di formazione, di approfondimento, di piacere per i soci e la cittadinanza rispetto al mondo dell'arte. Entrando avete visto sulle sedie sparpagliati una serie di libri. Queste sono le pubblicazioni che le nostre volontarie della biblioteca hanno trovato in biblioteca riguardanti Caravaggio, tra l'altro non so neanche tutte. Questo per avere un'idea che in biblioteca si può ritrovare parecchio materiale, quindi oltre a quello che apprendiamo direttamente se uno vuole approfondire o vedere scritto e illustrazioni, può accedere alla nostra biblioteca ad averlo. Detto questo, siccome Valeria ha tantissime cose da dire, è preoccupatissima di starci nei tempi, non porto via ulteriore tempo se non ringraziare Valeria Milesi del contributo importante che ci dà, e quindi avremo sicuramente un buon pomeriggio insieme. A te, Valeria. Grazie per la presentazione. Buongiorno anche da parte mia, grazie a tutte e a tutti per essere qua. Parliamo del Caravaggio, innanzitutto perché è uno dei miei autori più amati, e poi perché vorrei vi giungesse tutta la portata rivoluzionaria della sua opera, al di là dell'aura di pittore violento, rissoso, cupo, maledetto, che l'ha accompagnato in questi secoli. Intanto, è milanese, è bergamasco, gli abbiamo anche intitolato all'aeroporto, però abbiamo notizia certa, documentazione, del fatto che sia stato battezzato il 30 settembre del 1571 nella chiesa di Santo Stefano Maggiore a Milano. E quindi, ahi noi, dobbiamo rassegnarci, temo, al fatto che sia nato a Milano, anche se da famiglia caravaggina. Ci soffermiamo preventivamente a tracciare il contesto storico in cui è nato, per capire meglio sia la sua personalità che la sua opera. Nasce nel 1571, morirà nel 1610, e non sono anni tranquilli. Tutto il secolo è dominato dal protagonismo della Chiesa Cattolica Romana, che reagisce alla riforma di Martin Lutero del 1517 nel 40 con l'istituzione dell'Ordine dei Gesuiti, nel 42 con l'istituzione del Sant'Uffizio e del Tribunale dell'Inquisizione, e poi con il concilio che si tiene a Trento dal 1645 al 63, da cui esce una precisa indicazione anche di come debbano essere fatte le opere d'arte. Del resto, pochi anni prima che nasca il Caravaggio, i nudi del Giudizio Universale di Michelangelo ottennero una ricca dotazione di mutandoni da parte del buon Daniele da Volterra, a lui passato alla storia per questo come il braghettone. Quindi è questo il clima della Controriforma. In arte si chiede un modello culturale severo, bloccato dalle forme ispirate ad un classicismo sia remoto, cioè quello greco-romano, che più vicino, cioè gli epigoni del Rinascimento maturo, Raffaello, Michelangelo, eccetera. E in modo particolare si chiede che con questi modelli si trasmetta, si esprima una religiosità costituita da castigatezza, decoro, devozionismo proprio, in cui
Il fedele è chiamato ad occuparsi esclusivamente delle sofferenze del divino, della contemplazione di queste sofferenze, e si sottolinea in modo insistito, proprio anche perché era una delle materie del contendere con la riforma, sul ruolo salvifico della mediazione del clero in questo processo di salvazione. Abbiamo anche una massiccia committenza da parte della Chiesa, che è ben convinta ormai, a differenza delle altre religioni monoteiste, della funzione comunicativa e persuasiva delle immagini nel trasmettere questo modello di religiosità, appunto così, così direi supina, così passiva. Il contesto artistico invece lo vede formarsi nella pittura lombarda, che abbiamo già tratteggiato nelle sue linee quando abbiamo visto Moroni e Fra Galgario, e sappiamo già che è caratterizzata da una strettissima aderenza al vero, cioè vicinanza al dato di realtà, che possiamo ricordare in Leonardo da Vinci, nella lunga onda dell'eredità di Leonardo da Vinci, che già su un Vincenzo Foppa quattrocentesco, però nei suoi 16 anni milanesi, lasciò proprio un'ulteriore impronta del vero. Ad esempio, sulla tavola del Cenacolo potremmo estrapolare già una natura morta, così come le sue indagini sull'espressione dei sentimenti spontanei, quasi insistendo fino a deformare, a caricaturare i volti, ce ne ricorderemo quando troveremo un'accentuata espressività anche nei modelli del Moroni maturo, del Merisi maturo. Del resto abbiamo già nel patrimonio artistico lombardo le luminescenze del Savoldo, la religione umile quotidiana del Moretto e, come sappiamo, lo sdoganamento dei soggetti diciamo meno umili della grande pittura di storia, di mitologia, eccetera, con il Moroni, e anche una capacità di penetrazione psicologica che gli abbiamo già conosciuto in questo ritratto del Sarto, che è in azione, sta operando con gli strumenti del suo mestiere. Ricordiamoci anche di questo. I Cremaschi Fratelli Campi stanno inondando il mercato con i loro trionfi di frutta e di fiori, c'è comunque anche l'influenza sempiterna della pittura veneta, con l'importanza attribuita alla luce e con il tonalismo che va a svelare ogni minima sfumatura, come è testimoniato dalla tempesta. Erano questi lombardi, a detta di Roberto Longhi, coloro pittori che tenevano aperto da gran tempo il santuario dell'arte semplice, cioè di un naturalismo propenso più a capire che a celebrare, più vicino ad una sensibilità diffusa dei più, non dell'élite, e quindi ben lontana dalla grande maniera delle scuole fiorentina e romana. Il Caravaggio è frutto di questi contesti, ma non ha un precedente e non avrà una scuola, quindi è davvero un unicum, una personalità unica nella storia dell'arte. Però facciamolo nascere, se no arrampa più forte. Allora, nasce, abbiamo detto, il 29 settembre del 71 da Fermo Merisi, capomastro muratore del Marchese Sforza di Caravaggio, e da Lucia Aratori. È il secondogenito di quattro figli, ma la sua famiglia non sarà molto presente nella sua vita, soprattutto dopo che si sarà trasferito a Roma, anche perché la peste del 577 gli porta via in un colpo solo padre, zio e nonno. Però sappiamo che a 12 anni convince la madre a vendere alcuni poderi per pagargli la formazione presso la bottega di un pittore, Simone Peterzano,
veneto di nascita, ma esercitante a Milano. Questo a proposito dell'importanza della formazione anche dei ragazzi che devono andare a scuola e non subito essere scaraventati nel mondo del lavoro. Una volta trasferito a Roma perderà quindi i contatti con la famiglia, ma non con la folta comunità di Caravaggini e soprattutto con i marchesi Sforza Colonna, che lo proteggeranno tutta la vita e vedremo che ne avrà di bisogno. Nella bottega di Simone Peterzano rimane 4 anni, dal 584 all'88, e la pittura del suo maestro, come potete vedere in queste due opere, Deposizione e Assunzione, è francamente ispirata ai modelli dominanti, quasi stereotipi. In questa Deposizione echeggia il Raffaello, nell'Assunzione sia il Tiziano che ancora il Raffaello nella partizione netta tra umano e divino. Sappiamo che nella bottega di Peterzano sarà molto studiata questa incoronazione di spine del Tiziano, in cui vedete che i corpi sono protagonisti, cioè sono alla base della composizione dell'opera, e c'è una luce radente che è direzionata, quantomeno, che ritroveremo nella maturità del Caravaggio. Il Merisi, dopo questa formazione di 4 anni, scompare dalle biografie, cioè a 4 anni, dall'88 al 92, in cui c'è notizia certa della sua residenza a Roma, e non si sa cosa faccia. Forse va a Venezia ad approfondire lo studio del Giorgione, o forse in Ungheria a combattere contro i turchi, e questo conforterebbe la comprensione della sua dimestichezza con le armi. Lui non girerà mai disarmato e ricorrerà spesso alle armi nelle diatribe numerose di cui sarà protagonista. Però bisogna anche considerare cos'è questa Roma, com'è questa città in cui approda il 21enne Michelangelo Merisi, perché è una città che a fine Cinquecento contava su 60.000 abitanti 7.000 prostitute che giravano col mantello giallo oppure con una mezza manica gialla per essere distinte dalle signore per bene. Una popolazione ai limiti della sopravvivenza e una nobiltà corrotta, licenziosa. Una città in cui si contava una media di 3 esecuzioni capitali a settimana. Quindi, insomma, un clima non esattamente pacifico. Quello che intendo dire, non a giustificazione, ma a comprensione del fatto che, dopo tutto, Caravaggio era un uomo del suo tempo. Si muoveva in un substrato culturale che potremmo definire spagnolesco, in cui c'erano alterchi per un non nulla, con disinvoltura si recava o si riceveva offesa. Avete presente il Fra Cristoforo del Manzoni, cedetelo passo, no, cedetelo passo voi, e come va a finire? Vi sono caterve di verbali di polizia che fanno testimonianza di gelosie anche fra operatori nello stesso lavoro, no? Fra artisti. Tanti altri artisti furono rissosi come lui, ma non furono famosi come lui, quindi non ne abbiamo notizia, no? È un unicum anche in questo. Comunque ci mette del suo, non è una mammoletta. La sua vita è un lungo esempio di risse, di ferimenti, di schiamazzi notturni, di furti, di querele, di arresti, fino a commettere un omicidio forse preterintenzionale, in cui in una scazzottata 4 contro 4 rimane ucciso un uomo, e questo fatto ovviamente gli svolterà la vita. Però è grazie a un verbale di polizia che conosciamo una descrizione fisica del Caravaggio, perché stavolta era solo teste, raro caso, era solo teste nel ferimento di un musico. Però viene descritto: nero di capelli, barba e occhi, grassoccio e vestito di nero, trascurato, veste elegante, ma poi non si toglie più quell'abito
sinché non gli cada a pezzi da addosso. Quindi era fatto così. E questo era solo il testimone. Però non è che ne sappiamo solo attraverso i verbali di polizia. Ebbe molti biografi, i maggiori dei quali furono Giovanni Baglione e Giovan Pietro Bellori, che parlarono di lui in raccolte di biografie di artisti pubblicate poi nel 600. Baglione riteneva che il Caravaggio avesse una buona maniera nel colorire al naturale, ma non molto giudizio nello scegliere il buono e nel lasciare il cattivo. Però questo Baglione aveva del malanimo verso di lui. Perché? Perché il Caravaggio fece dei sonetti satirici su di lui di questo tenore. Ho voluto citarvene un brano. Joan Bagaglia, tu non sai un H, le tue pitture sono pitturesse. Volo veder con esse che non guadagnerai mai una patacca, che dico tanto panno da farti un paro di braghesse che ad ognun mostrerai quel che fa la cacca. Denunciato e condannato per... Esatto. L'altro suo critico, il Bellori, ne scrisse: Caravaggio ha scartinato il sistema tradizionale dei valori, smontando il concetto di decoro. Dopo Caravaggio fu aperta la porta a lasciare l'arte della bellezza di Raffaello. Dei pittori si diedero alle storie, all'imitazione delle cose e dei corpi, fermandosi a sottolineare i loro difetti, ritenendo, questo critico, abominevole rappresentare la realtà com'era senza cercare di abbellirla, di idealizzarla. Quindi questa era la critica che poi la classe dominante, l'Accademia, condividerà nei confronti, come vedremo poi, nei confronti del Caravaggio. A Roma Michelangelo, appena arrivato, fa la fame proprio, tanto da soprannominare Monsignor Insalata il committente Pandolfo Pucci, che gli dà del lavoro e lo retribuisce davvero con un'unica insalata serale di cui si contavano le foglie. Quindi è proprio, e lo compensava per piccoli ritratti, scenette di genere, lo compensava in modo così parco, diciamo. Poi per 8 mesi sta dal Cavalier d'Arpino, Giuseppe Cesari, un pittore di opere devote, volevo dire, nobili sia per soggetto che per forme che per contenuti, che all'inizio lo protegge, poi diventerà proprio per, così direi, gelosia di mestiere, un suo detrattore. Comunque, nella sua bottega aveva l'incarico di rappresentare quelli che venivano ritenuti soggetti di minor valore ed erano, da buon lombardo, gli venivano affidati fiori, frutta, che poi vedremo, e la produzione dei batchi, cioè di ragazzini in veste di Dioniso, di Bacco, con chiaro riferimento ai riti poi dionisiaci. I temi di genere che tratterà non parlavano di, appunto, temi di storia alti o sacri, ma rappresentavano persone nelle loro occupazioni quotidiane. Cominciamo a vedere qualche esempio. L'Assunzione di Maria, che poi ritroveremo nella Cappella Cerasi in cui andrà ad operare il Caravaggio, e vedete che anche loro hanno recepito forse la lezione del Moni, o comunque dall'Accademia degli Incamminati di Bologna, cominciano a rappresentare, anche se con forme ancora classiche, però ispirandosi a modelli, anche nudi, cosa vietatissima dalla Controriforma, la bottega di un macellaio, con lui che sembra un cavaliere antico, grembiule immacolato e coltellaccio in posa come fosse una spada, oppure questo famelico contadino, che certo non era stato ritratto come committenza e per ritratto, ma proprio per l'interesse ai modelli dal vero che anche i Carracci cominciavano a seguire. Dicevo, cominciamo a entrare in frutta, è una delle sue prime opere ed è anche quella che per prima si può definire una vera e propria natura morta, perché è solo questo il soggetto, è un'umile canestra di vimini con della frutta, su sfondo chiaro. Le prime opere hanno proprio una luce neutra, in questo caso una luce calda che sembra proprio
bagnare questa frutta, resa, se notate nei dettagli, resa sia nelle sue, vedete opalescenze di quella, sapete, l'uva bianca, forse un po' moscata, no? Che ha come una patina sulla buccia, e però anche, vedete, nelle beccate degli uccelli, nelle imperfezioni della frutta, nell'esito dei parassiti sulle foglie e anche nelle foglie secche. Ci siamo? Dal punto di vista compositivo è perfetta, perché se voi provate con una mano a coprire le foglie, questi che sono quasi solo grafismi sulla destra, tutta la composizione crollerebbe per il peso a sinistra. E invece questo la bilancia. Inoltre, se notate, questa sottile striscia d'ombra alla base fa sì che si abbia l'impressione che la canestra esca dal suo spazio per aggettare, per entrare nel nostro spazio. Quindi capacità di rendere la natura così com'è, ma anche piena padronanza dei mezzi pittorici. La serie dei bacchi comincia con questo bacchino malato, in cui si può riconoscere un autoritratto sia dai tratti somatici del viso, che ritroveremo in altri autoritratti, che dalla postura, perché è tipica dei pittori che si pongono uno specchio alato e poi si dipingono, cioè proprio la prima opera è riprendere se stessi e poi si dipingono. E anche qui la presenza della frutta di natura morta, malato perché vedete che nonostante i pampini non ha un colorito rubizzo, bianco e rose, è un po' verdastro. Forse sono i primi sintomi delle febbri malariche che poi lo accompagneranno tutta la vita. Un'altra opera della serie dei bacchi che realizza nella bottega del Cavalier d'Arpino è questo ragazzo con canestra di frutta, in cui ritroviamo il trionfo con le stesse modalità che vi dicevo, e questo giovanotto che ci richiama un po' i ragazzi di Vita Pasoliniani, che sembra offrire anche se stesso assieme alla frutta. Ci siamo? Poi ancora in questo ulteriore bacco abbiamo sempre il giovanotto incoronato di pampini, abbiamo davvero oltre alla solita non trovo mai la freccetta, qua, alla solita frutta direi più che matura, quasi marcescente, ci siamo, quindi resa proprio così com'era, anche dei saggi di virtuosismo nella rappresentazione, vedete, delle trasparenze del vetro. Addirittura in questa brocca abbiamo riportata la fonte luminosa dell'ambiente in cui è. Oppure in quest'altra, in questa coppa di vino, vedete che oltre alla trasparenza il suo realismo si spinge fino a dar conto delle unghie orlate di nero del ragazzo, quindi davvero scrupolosa attinenza al dato di realtà, o anche alla differenza di incarnato, più abbronzato nel volto, più chiaro dove la pelle rimane coperta dagli abiti. Vi riferisco che per qualcuno questo potrebbe addirittura essere una simbologia cristologica, e quindi questo è un'allegoria di un Cristo. Perché? Perché c'è un nastro nero e perché la presenza del vino allude al sacrificio della messa, eccetera. Io francamente lo ritengo improbabile che usasse un ragazzo di Vita per traslare nella simbologia del Cristo, però è stata un'ipotesi, io ve la riporto. In questo ragazzo morso da un ramarro abbiamo l'approdo, io direi, della sua ricerca, però, della sua ricerca personale in questi bacchi, perché il soggetto è il solito, vedete, ragazzo discinto, languido, un fiore tra i capelli, natura morta, anche qui gran virtuosismo, addirittura oltre alla fonte di luce, elementi della stanza, dell'arredo della stanza che si riflettono nell'acqua e nel vetro. Però c'è una differenza dagli altri. Non è un ritratto statico, è un ritratto in azione,
cosa vuol dire? C'è appunto un ramarro, questo lucertolone, che gli sta mordendo il dito, e il Caravaggio rappresenta la reazione istintiva del ragazzo. Avrebbe potuto aspettare che si ricomponesse e andava avanti col solito bacco che chiedeva il mercato, e invece no, si ferma sull'attimo in cui avviene qualcosa. Il ragazzo si ritrae con un urlo che ci dà conto proprio dell'immediatezza dell'attimo, dell'azione nel momento del suo svolgersi, nell'acme del piccolo dramma che sta avvenendo. Ricordiamocelo, perché questo sarà poi uno degli stilemi, una delle chiavi con cui il Caravaggio andrà a rappresentare ben altri temi, l'azione nel momento del suo svolgersi. E anche questo urlo che l'accompagna e che ritroveremo in diverse opere. Però la svolta, diciamo, economica di rango esce dalla povertà, insomma, quando viene preso sotto la sua protezione dal cardinal Francesco del Monte, che era un Medici fiorentino, della famiglia dei Medici, ambasciatore presso la corte pontificia, uomo coltissimo, si interessava di tutto, si dilettava di tutte le arti, si interessava anche della nuova scienza di Galileo, era un musicista dilettante, si interessava di alchimia, cioè era davvero una personalità eminente, un grande animatore di feste, omosessuale. Qualcuno ha suggerito una liaison particolare, personale, con il Caravaggio, che poi, se questo può costituire notizia per qualcuno, nel resto della sua vita, secondo me, si dimostra serenamente bisessuale. Però lo prende per alcuni anni a vivere a casa sua, a Palazzo Madama, che era proprio la sede dei Medici a Roma. E il Cardinal del Monte gli acquista i Bari, quest'opera che rappresenta quello che l'abbiamo visto. Io ricordo che li vedevo in metropolitana, quelli che facevano con le tre campanelle, no, adesso non si vedono più tanto, però ecco, ed è per l'appunto una scena di genere che si poteva vedere nelle strade. Abbiamo Bari, perché questi due signori stanno imbrogliando questo candido ragazzo, vedete, uno dei due soci di malaffare, gli spia le carte, fa segno all'altro, vedete, con i guanti bucati, gli fa segno delle carte che ha, e questo provvede a togliersi la carta che serve dalla cintura. Vedete com'è esasperata l'espressione di questo tipo. Con questo capite che la vita di strada entrava nei palazzi cardinalizi, nelle dimore dei più altolocati nella società. Un'altra opera, esempio di scena di genere, è questa, La Buona Ventura, in cui, vedete ancora su fondo chiaro, una zingara sta leggendo la mano, la fortuna, sapete, nelle linee della mano, però nel contempo sfila un anello al solito ragazzotto ingenuo. Mi piace ricordare che quest'opera fu testimonial pochi anni fa di una campagna pubblicitaria per la Banca Intesa. O della serie conviene conoscere storia dell'arte per non fare delle figurette, perché dopo tutto usare l'immagine di un furto per pubblicizzare una banca mi pare un bell'autogol. Comunque fu un'opera fortunatissima, ebbe 30 copie coeve, cioè nel 500 circolavano 30 copie già di quest'opera, che ebbe appunto questa fortuna. Con Amor Omnia Vincit abbiamo la rappresentazione di questo ragazzino, no? un po' provocante, un po' malizioso,
Cupido, Eros, che ha ai propri piedi, vedete, una natura morta molto composita, perché abbiamo a rappresentare gli interessi di guerra, di armi, questa qui, non riesco a manovrare la freccetta, quindi uso la manona. C'è un'armatura, la vedete nel riflesso sulla corazza, ci sono strumenti, eccola qua, ci sono strumenti di calcolo, a simboleggiare le scienze, strumenti musicali a simboleggiare le arti, ma per l'appunto l'amore terreno, a tutta evidenza, trionfa su tutto. Poi ancora quest'opera, questa testa di Medusa che Del Monte gli commissiona per farne poi omaggio al Granduca di Toscana, abbiamo ancora la rappresentazione di un dramma in atto. Sapete la storia, Perseo, lo scudo, il riflesso che gli permette di decapitare, e qui vediamo il sangue che ancora zampilla, la Medusa. Abbiamo questi occhi fuori dalla testa, l'urlo a dirci che è proprio il momento in cui la testa viene spiccata e la vita finisce, e vi invito ad osservare quanto sia lombarda la precisione con cui vengono descritte queste vipere, cioè proprio scaglia per scaglia della pelle. Ci siamo? Quindi continuiamo con il coltivare l'immediatezza dell'azione al suo svolgersi. Poi abbiamo quest'opera, Il riposo durante la fuga in Egitto, in cui viene narrata quasi una scena domestica. Sapete la storia, editto di Erode, prendi sul bambino e scappi, come fa qualsiasi famiglia sotto minaccia e comunque perseguitata. Quindi una famiglia di profughi che alla sera si riposano, e naturalmente, essendo la Sacra Famiglia, giunge un angelo a confortarli. E abbiamo quindi questa figura centrale, che è l'asse proprio della composizione, con un profilo che ci fa riconoscere il modello di uno dei bari, quello che si toglieva la carta dalla cintura, delle ali di rondine, quindi accuratamente osservate dal vero, un San Giuseppe, vedete, che collabora, cioè tiene la musica, lo spartito, in cui è stato riconosciuto il Cantico dei Cantici, sapete quanto sei bella sposa, eccetera. Abbiamo anche un asino che dallo sguardo umido che occhieggia dai cespugli, e abbiamo, vedete, ancora, se lo riconoscete, il materasso che nei bacchi faceva funzione di triclinio, perché nei bacchi, non so se avete notato, c'era finzione che fossero bacco, no? Però era palese, era disvelata che il triclinio fosse un materasso con sul lenzuolo, che la toga fosse appunto un lenzuolo drappeggiato, eccetera. Allo stesso modo, qui abbiamo lo stesso pagliericcio, diciamo, a fare da povero bagaglio di questa famiglia di profughi. Abbiamo una fiasca e altre povere cose, e quindi appunto il conforto dell'angelo direi che ci dà un messaggio da quattro secoli, ma ben più antica, era il sacra l'ospitalità presso gli antichi, che i profughi andrebbero confortati, non respinti. Comunque, andiamo a vedere questa figura di Maria, che io trovo dolcissima, perché mi fa venire in mente quelle mamme così stanche che quando cullano il bambino si addormentano loro prima del bimbo, no? È proprio una figura dolcissima. Però, c'è un però, ma grosso, e che troveremo reiterato nella storia di Caravaggio. È riconoscibile la modella, che era una prostituta, Anna, Annuccia dai capelli rossi. Perché? Perché le prostitute erano le modelle più economiche, molto banalmente. E vedete che lei qua è riconoscibile e quindi già maretta.
Quando poi viene utilizzata la stessa modella per rappresentare la peccatrice per antonomasia, cioè la Maddalena, pentita, per carità, abbiamo una natura morta qui per terra, di gioielli, essenze di profumo, eccetera, però vedete nella stessa modella è la stessa posa anche. E quindi già, insomma, c'era da ridire. Comunque, vorrevo anche che notaste che questo è uno dei rarissimi, cioè due sono in tutti, i paesaggi che il Caravaggio riporta nelle sue opere, che usa nelle sue opere. Questo è il primo, però ecco, cosa risulta evidente? Che anche se è il riposo durante la fuga in Egitto, non ci sono palmizi, non c'è una vegetazione esotica, ci sono quercioli dell'agro romano, quindi anche il paesaggio è copiato scrupolosamente dal vero. Continuiamo e arriviamo alla prima grande committenza che riceve Caravaggio, con l'incarico di fare questi tre dipinti nella Cappella Contarelli a Roma, in San Luigi dei Francesi, che era la chiesa che la comunità francese nutrita a Roma aveva appena finito di realizzare, questo incarico fa proprio fare un salto di qualità anche come pittore, no? Finalmente è un pittore pubblico, riconosciuto, quotato. Ho riportato sia perché vi facciate un'idea della cappella, che perché notiate come qui ci sia una fonte diretta e naturale della luce. Questa è proprio una finestra aperta sull'esterno e vedete che i riflessi sulla tela ci danno conto della direzionalità della luce, di cui lui ha tenuto conto poi disegnando la luce, e vedremo quanto importante nelle sue opere. Quindi opere create per quel contesto, tutte le opere dovrebbero rimanere nel contesto per cui sono create, perché ad esempio in un museo questo si perde, mentre il Caravaggio le ha pensate esattamente per quel contesto, con quelle caratteristiche. Allora, vicende di San Matteo, perché il committente, che si chiamava Marco, no scusate Matteo, perché Marco? San Matteo, perché lui era, noto per dei traffici finanziari ambigui, diciamo così, e quindi le vicende del pubblicano Matteo, che pubblicano vuol dire che era l'agente delle tasse, immaginatevi quanto amato, cercava quasi un riscatto, no? Come suggerire un'analogia con le vicende sue. Comunque, quello che viene rappresentata è proprio la chiamata che si attua attraverso la luce divina, che però viene suggerito sia chiamata divina. In realtà, quello che va in scena e che Caravaggio ci ridice, cioè ci rappresenta, è la rappresentazione di una azione vera, ambientata al suo tempo. Sono abiti elementi d'arredo, questa è una Savonarola, è una sedia Savonarola più cinquecentesca di così, abbiamo uno sgabello che ritroveremo, ci sono tutti gli attrezzi scenici di un pittore, ci siamo? Tant'è che quando lui avrà uno studio in cui raccoglierà questi attrezzi, chiederà anche alla padrona di casa di scoperchiare il tetto per avere una luce direzionale governabile, diciamo. Infatti fa le pareti nere per evitare effetti di luce diffusa, riflessi di luce, di modo che proprio la direzionalità della luce fosse precisa, andasse a chiamare fuori dal buio i soggetti che si ritenevano più importanti, quindi anche attuando una selezione dei soggetti, quelli essenziali alla narrazione. E quindi abbiamo anche proprio la manifestazione di una svolta stilistica fondamentale, per cui i grandi temi sacri che
viene chiamato a rappresentare, vengono però, come dire, interpretati con azioni ambientate là e da allora, nel suo tempo e nella vita di allora, dai soggetti più semplici, più umili. Capite che è molto diverso dalle richieste dell'Accademia, di una divinità sempre più lontana e solo da contemplare, d'accordo? Supinamente, diciamo. Ecco. Comunque, veniamo a quest'opera e abbiamo un interno di taverna, di quelle che lui conosceva molto bene. Buio, cieco, è una finestra cieca, da cui non viene luce. La luce entra all'aprirsi della porta con il Cristo che si rivolge a questo gruppo di persone e sono i sodali di Matteo. Qui abbiamo due personaggi che vanno avanti a contarsi le loro monete, qua, vedete, e non si sono accorti dell'ingresso di Cristo, di Gesù, e della luce che è entrata con lui. Altri personaggi invece che si sono accorti, si volgono a lui, che chiama proprio con un gesto molto eloquente Matteo. Ci siamo? Questo fascio di luce che entra con lui dalla porta e che colpisce il gruppo, i soggetti, è davvero il simbolo della chiamata divina a cui ciascuno risponde come gli pare. Questi non gliene frega niente, questi se ne avvedono, e Matteo ha un gesto molto, molto spontaneo, no? Indica se stesso, dice: chi io? Proprio me che chiami? E quindi evidentemente poi la sua risposta alla chiamata è positiva. Solo successivamente è stata introdotta la figura di Pietro. Vedete che entrambi hanno abiti molto sommariamente antichi, perché sono sempre solo panni drappeggiati, mentre sono riconoscibilissimi come abiti coevi questi vestimenti cinquecenteschi. Entrambi sono a piedi nudi, vedete come i capelli di Pietro, non so, a me fanno proprio venire in mente quanto possano essere ispidi, no? Così tagliati quasi a spazzo, la suggerisce anche matericamente come possano essere. Poi sulla parete di fronte abbiamo il martirio di Matteo, che viene rappresentato come un delitto di strada, perché nonostante la presenza di questi personaggi seminudi che possono far pensare alla partecipazione a un battesimo, perché avveniva per immersione di soggetti adulti, fra i quali si è nascosto il sicario, vedete, che sta per trafiggere un Matteo già anziano in abiti domenicani, con un gruppo di borghesi che si ritrae, che fugge inorridito, non interviene, sono codardi, e fra questi il Caravaggio inserisce anche se stesso, perché questo, che è in questa zona, è un autoritratto del Caravaggio, mentre abbiamo un angelo che si sporge dalle nuvole e sta dando la palma del martirio a San Matteo, un chierichetto che fugge urlando, e ritroviamo l'urlo a dire dell'immediatezza dell'azione che si sta svolgendo, proprio come un delitto di strada, no? Un'uccisione come tante si vedevano nel suo tempo. Al centro c'è San Matteo e l'angelo. Adesso, come pala d'altare, sull'altare c'è questo, quello che potete vedere andando a San Luigi dei Francesi è questo. Però vi dico due parole su questo, San Matteo e l'angelo, che è la prima versione rifiutata, e comincia la lunga serie delle opere rifiutate. È in bianco e nero perché ne abbiamo solo documentazione fotografica, in quanto l'originale è andato perso nella Berlino della Seconda Guerra Mondiale. Questa opera fu rifiutata, e ve lo dico con le parole del Bellori, fu tolta via dai preti col dire che quella figura non aveva decoro né aspetto di santo, stando a sedere con le gambe incavallate e coi piedi rozzamente esposti al popolo. Si disperava il Caravaggio per questo affronto.
Quindi rifiutata perché proprio è un contadino che più rozzo, cioè è un'interpretazione eversiva della santità, è un contadino rozzo, tanto analfabeta che l'angelo gli deve proprio guidare la mano, fisicamente gli guida la mano. Rifiutata l'opera, immediatamente prodotta una seconda versione che è questa, in cui quantomeno c'è una simil toga, un simil abito antico, lo sgabello che già conosciamo e che ancora getta, vedete, sporge nel nostro spazio, e il modello è sempre lo stesso. E c'è quest'angelo, stavolta staccato, che si sporge da un nembo in cui possiamo riconoscere agevolmente un lenzuolo arrotolato, e però nel gesto, secondo me, è molto eloquente, perché no, gli indica, è come se gli dicesse, dai, te l'ho detto una volta, e due, tre, scrivi, no? C'è proprio lo stesso messaggio, però declinato in modo da farsi accettare. Accettare l'opera. Una conoscenza diretta col fatto che non piegarsi ai dettami della controriforma in arte potesse costare il rifiuto dell'opera, che certo non faceva piacere. Dopodiché si dedica a tutta una serie di opere come questa, questo sacrificio di Isacco, quasi alla ricerca di che collocazione potesse avere il paesaggio nelle sue opere. Questa è la seconda, e poi c'è un mezzo paesaggio, un cielo corrusco che vedremo dopo, però poi più niente. Fondi che diventano sempre più scuri proprio per agevolare questa uscita dal buio delle cose e dei personaggi come statue vive, come volumi che vengono rivelati dalla luce, e quindi niente, questo è il secondo e ultimo paesaggio. Ancora una volta l'azione mentre si svolge, l'angelo che fissa, blocca proprio fisicamente la mano armata di Giacobbe, e un Isacco che evidentemente non d'accordo col suo destino, nonostante l'avesse chiesto Dio, si divincola e urla ancora una volta. Quindi è proprio un'azione nel suo farsi. Sulla parete di fronte, in Santa Maria del Popolo, abbiamo una conversione di San Paolo, in cui c'è questa, cioè non c'è questa, che fu la prima versione rifiutata. Vedete una scena molto affollata. Questa è la Cappella Cerasi, dentro Santa Maria del Popolo. Una scena molto affollata. Saulo è questa figura disarcionata, sapete, caduta da cavallo, un po' discinta, si copre gli occhi per l'effetto di abbaglio della luce divina, questo era il cielo che vi dicevo, no? Questo mezzo paesaggio e poi basta, fondi scuri. Dicevo, la divinità che, vestita di una tonaca abbastanza approssimativa, si sporge verso Saulo, no? Sapete, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Però con una veemenza tale che l'angioletto lo deve trattenere, quindi con un'immediatezza, una esasperazione tutta umana, no? Cioè, se ti prendo ti trito, qualcosa del genere, perdonate la licenza poetica. Insomma, l'opera non piacque, venne rifiutata, subentrò, subito si rifece la seconda opera, se no si perdeva la commissione, che non fece meno scalpore, però la potete vedere ancora lì. Dicevo, in questa seconda opera accettata abbiamo come praticamente protagonista per i due terzi dell'opera un cavallo che, se ve lo immaginate sull'altare come pala d'altare, è particolare perché non compare la divinità, che viene rappresentata esclusivamente come la luce che cade dall'alto, rivela in tutti i suoi particolari l'anatomia del cavallo,
o le vene varicose, vedete, sulla gamba della figura dello stalliere. E c'è questo Saulo, molto più giovane e più vestito, che quasi per il contraccolpo del disarcionamento che gli fa battere la schiena sul terreno, spalanca le braccia, no? Quindi forse per il contraccolpo della caduta o forse per accettare la chiamata divina, appunto per la simbologia della luce riguardo alla rappresentazione con fenomeni fisici di elementi trascendentali. Ci siamo? Quindi anche questa un'opera davvero rivoluzionaria. Sulla parete di fronte a sinistra abbiamo l'Annunciazione di Annibale Caracci che avevamo visto prima, la conversione di San Paolo e il martirio di la crocifissione di San Pietro sull'altro, perché vedete che quello che va in scena, io direi che è quasi più la fatica degli operai del boia che non la figura di San Pietro. Vedete anche qua abiti coevi, questa camicia la vedremo più volte, proprio che lui, con cui lui vestiva i modelli che poi riprendeva dal vero. La fatica di questo operaio che sforza, quell'altro che tira su con le braccia e l'altro ancora, cioè proprio quasi il momento del oissa, ci siamo? E un San Pietro adeguatamente canuto, perché sappiamo che questo avviene in età anziana sua, accompagna lo sforzo. È addirittura, come dire, rappresentata la carne anziana del santo, e quindi è un santo estremamente umano. Addirittura la povertà della messa in scena fu ritenuta quasi blasfema, però è ancora una volta la riprova di come, violando i dettami della Controriforma, a partire dai modelli per i santi, il Caravaggio va a rappresentarli con un realismo senza sconti, cioè i suoi santi, le sue vergini sono profondamente umani con tutti i limiti e, come dire, le non bellezze del tempo che passa, della condizione di povertà, eccetera, eccetera. Quindi immaginate però quanto coraggio ci volesse in tempi di Controriforma, appunto, e di Sant'Uffizio a dipingere, ad operare in questo modo. Con le due cena in Emmaus, una alla National Gallery e l'altra a Brera, questa alla National Gallery, abbiamo la rappresentazione dell'episodio, sapete, di questo personaggio sconosciuto che poi vi è l'agnizione di chi sia al momento di spezzare il pane benedetto, quindi ricordando l'ultima cena. Questa la realizza tranquillamente a Roma, questa invece quando sarà già in fuga, 1607, è già in fuga e vedete che i colori si faranno più terrosi, meno brillanti, i gesti meno eclatanti, meno espressivi. Guardate quanto spazio crea questo allargare le braccia, San Giacomo, lo riconosciamo dalla conchiglia, San Giacomo, per la meraviglia del riconoscere Cristo. Sulla tavola una ricca natura morta, c'è perfino un pollo, l'altro apostolo, vedete, talmente male in arnese che c'ha anche il gomito bucato, quello che sporge verso di noi. Mentre poi ne avremo una versione sempre di meraviglia, perché vedete l'apostolo di destra poggia sul ripiano quasi a prendere lo slancio per alzarsi, no? in un impeto di meraviglia. Però il Cristo è più riflessivo, più chiuso in sé, i colori appunto sono più scuri, più terrosi, più spenti, e anche la natura morta sulla tavola è più povera, c'è solo pane e erbe cotte.
E poi ci sono sempre queste figure, qua solo l'oste, ecco qua la camicia che riconosciamo, e qua invece anche questa modella che ritroveremo come dama di compagnia, nutrice, come popolana. Quindi è proprio una religione, questa, in forme quotidiane, feriali, non so come dire, di messe, vicine alla realtà e al sentire della povera gente, non certo quello che chiedeva la committenza ecclesiale o l'accademia. Se ci soffermiamo un attimo sulla pittura di Caravaggio, che appunto non distingue gerarchicamente, ma si focalizza sulla maniera di rappresentare i soggetti anche storici, anche sacri, possiamo sapere tramite Vincenzo Giustiniani, dei banchieri che si erano comprati il titolo di Marchese e grande collezionista, arrivò ad avere 13 opere di Caravaggio, che appunto ci dà conto di come Michelangelo Merisi dicesse: tanta manifattura gli era a fare un quadro buono di fiori come di figure. Cioè non c'è gerarchia tra i soggetti, ma quello che è importante è la maniera in cui un autore lo fa. E qua siamo proprio come dire, alle radici della pittura moderna, in cui si esprime l'autore e non è più così esiziale, così importante la committenza. Poi dal punto di vista tecnico lui farà solo pitture ad olio, nessun affresco. C'è un dipinto che sta sul soffitto a Villa Ludovisi, però è su intonaco asciutto, olio su intonaco asciutto. E soprattutto, attenzione, lui dipinge senza disegno preparatorio, dipinge alla prima. Nelle sue tele ci sono solo dei segni di incisione, magari come col retro del pennello, per collocare le figure nello spazio della tela. Quindi va solo ad incidere qualche contorno, ma non farà mai disegno preparatorio, cosa che anch'essa gli venne rimproverata dall'Accademia. Lui verrà indicato come esempio da non seguire, perché l'Accademia diceva che bisognava esercitarsi nel copiare le figure, le opere degli antichi, eccetera, eccetera. Lui non fa neanche i suoi disegni, non esistono disegni di Caravaggio, perché non ne ha mai fatti. Dipingeva alla prima, evidentemente con una mano davvero felicissima, perché subito mettere il colore e realizzare. Comunque, dicevo, andiamo avanti con Giuditta Oloferne. Conosciamo anche un'altra delle sue modelle ricorrenti, Filli dei Melandroni, indovinate che mestiere facesse, però questa, partendo dalla strada, era diventata amante di personaggi altolocati, cardinali, patrizi, eccetera, eccetera, e protettore suo fu quel Ranuccio Tommasoni, che poi rimarrà ucciso in una rissa. Anche in questo caso è l'istante in cui si compie l'azione. Sapete la storia, no? Giuditta, una vedova mandata dagli israeliti a sedurre e uccidere il generale dell'esercito nemico. Siamo nella sua tenda e ce lo dice questo drappo rosso che poi ritroveremo in molte altre opere. Vedete il sangue che sprizza, sta proprio in questo momento tagliando la gola. Guardate l'espressione, no? Gli elementi di psicologia che non mancano mai, perché lei ha questa faccia come per dire: ma speriamo di non schizzarmi, oppure è un lavoro sporco, ma qualcuno lo deve fare, no? Mentre c'è lo sguardo disperato di lui nel momento in cui si rende conto da chi venga l'attacco. E in questa testa di vecchia davvero riecheggiano le teste di Leonardo, è vero? È proprio una vecchia che guarda molto,
così, molto, molto perplessa. Quest'altra opera invece fu apprezzata anche dai suoi detrattori, è la Deposizione nel sepolcro, considerate palla d'altare, quindi la deposizione è quasi quella di un Cristo che entra sull'altare, dentro l'altare, sopra il quale è posizionata. E abbiamo anche lo sporgere del gomito di questo, immagino Giuseppe d'Arimatea, e dello spigolo della pietra sepolcrale. Quindi qui sotto c'è l'altare, proprio un entrare del Cristo nel nostro mondo, con questa piramide di corpi, davvero non c'è altra architettura compositiva se non il corpo di questi personaggi, con una Maria adeguatamente anziana e questa Pia Donna nel gesto di chi non contiene il dolore, in questo spalancare le braccia. Poi continuiamo, Madonna dei Pellegrini, realizzata per una confraternita che aiutava i pellegrini alla casa di Loreto. Sapete che si vuole che fosse stata trasportata dagli angeli esattamente lì, più presumibilmente qualche mattone, qualche elemento di una casa palestinese identificata come quella di Maria fu portata dall'Oriente da qualche pellegrino di ritorno. Quindi una Maria rappresentata sulla soglia di casa, Ianu Aceli è anche un attributo mariano, porta del cielo. Però, ecco, direi che però non furono tanto i piedi sporchi del pellegrino, vedete queste figure così umili, proprio con gli abiti lisi, strappati, una cuffia brandelli, che in ginocchio facevano l'ultimo percorso del pellegrinaggio, ad destare clamore. Quanto questa figura di Maria, disinvoltamente con la gamba accavallata per reggere meglio il peso di questo Gesù bambino, peraltro un pochino più grande dell'età canonica in cui veniva rappresentato, perché di solito è sui 2-3 anni che viene rappresentato il Gesù bambino, questo un pochino più grande, però allora non tanto i pellegrini, in cui il popolo poteva riconoscersi, la gente si riconosceva proprio nei suoi abiti sdruciti, nella miseria, eccetera. Però ci viene detto che gran schiamazzo fu dato dal fatto che la Vergine fosse la viva e attiva e riconoscibile Elena Tognetti, una prostituta che esercitava in piedi davanti a casa sua in Piazza Navona. E capite che fu davvero, come dire, fece gran schiamazzo la cosa. Pure la Madonna dei Palafrenieri o della Serpe fu rifiutata, anche in questo caso, cioè che io mi credevo, dato che uno dei motivi, io poi faccio così, dei viaggioni miei, però uno dei motivi del contendere con la Riforma era il ruolo eccessivo che veniva rimproverato essere dato a Maria, dalla Chiesa di Roma, da parte dei luterani. E io dicevo, va che questo piedino di Gesù che aiuta il piede di Maria a schiacciare il maligno poteva dargli la quadra, no? Invece no, perché? Gesù bambino più grande del solito, una Maria in abiti e acconciatura, questa corona di trecce, cinquecenteschi, addirittura con gli abiti rimboccati, come facevano le popolane per averne minor impiccio nel disbrigare le faccende, soprattutto, voi vi rendete conto, un abito scollato in cui Maria ha addirittura il seno, cioè proprio un po' troppo donna questa Maria, e una Sant'Anna, che era la patrona dei palafrenieri, eccessivamente vecchia, eccessivamente usurata dalla vita, insomma, rifiutata, sempre per mancanza di decoro. Continuiamo, io ho messo anche questo San Giovanni Battista, perché mi pare davvero
cioè mi è sembrato il ritratto perfetto di un adolescente. Vedete che a dirci che sarà il profeta, il precursore di Cristo, eccetera, è solo questo drappo rosso multiuso, l'abbiamo visto tante volte. Lui è anche uno sfondo, abbiamo scuro di querce, eccetera. Ma lui è così, non so come dire, ombroso, scostante, proprio... Non so se chi ha avuto a che fare con gli adolescenti lo sa, che sono così, no? Così escludenti, così lasciami stare, così sfuggenti, arrabbiati, eh? E mi è sembrato che fosse davvero stato capace il Caravaggio di rendere l'età ingrata dell'adolescenza in questo San Giovanni Battista. Comunque, continuiamo con quest'opera, La morte della Vergine, rifiutata ancora una volta, perché intanto è una Maria con i piedi e le caviglie nudi, sia mai, stesa su una tavola messa in diagonale come tutto cataletto funebre, ma soprattutto vedete che l'ambiente è scuro, quasi di un rifugio notturno, con solo il drappo rosso a significare dramma, a significare l'andata in scena di un fatto doloroso. Soprattutto, ancora una volta, pare che lui abbia usato a modella una prostituta ripescata dal Tevere affogata. Per qualcuno questo addome rigonfio poteva essere un'allusione al fatto che lei avesse albergato il Cristo in quell'addome, in quel corpo, e quindi tutta la salvezza dell'umanità, eccetera. Io propendo per un realismo da affogata, cioè che ha come caratterizzazione proprio per tutti coloro che muoiono in questo modo, il rigonfiamento dell'addome. Però io direi che protagonista è anche il dolore degli apostoli, di questi, come dire, di questi vecchietti, di questi anziani che piangono una Maria, anche se la prostituta era giovane, e qua Maria incongruamente giovane, però i personaggi sacri erano sempre ritratti dal vero, quindi ci dà una Maria giovane, perché ritratta esattamente dal vero, e quindi si vede tutto il dolore di questi uomini ormai anziani per la perdita di qualcuno con cui avevano condiviso l'esistenza proprio. E guardate il dolore di questo apostolo, piange. Cioè, sapete i bambini quando fanno, si fregano gli occhi con i pugnetti, no? Cioè proprio inconsolabili. E anche questo anziano prova questo dolore. È un dolore vero. È una morte, o anche questa Maddalena che si piega su se stessa. È una morte in cui non c'è neanche, ma proprio lontanamente, l'assunzione in cielo, la speranza, la gloria. La vedete la differenza con l'assunta del Tiziano o delle altre morti della Vergine, in cui va in scena tutta la gloria e la luce dell'assunzione. No, questa è proprio un umanissimo definitivo morire. È una religione feriale, una religione umile, quella che viene interpretata dal Caravaggio. Opera rifiutata e, come tante altre opere, quasi tutte, incamerata dai privati. In questo caso Rubens, pittore Rubens, la fa comprare al Duca di Mantova, però la partenza per Mantova viene rimandata di una settimana. Perché? Perché ci fu subito un grande accorrere di pittori, di artisti, che volevano copiarla. Quindi, e vedremo che il Caravaggio è già in fuga, però è come se in quella settimana in cui hanno imposto di
che rimanesse a Roma proprio per la fila di gente che andava a vederla e a copiarla, è come se ci fosse stata la prima mostra personale di Caravaggio, dedicata tutta a quest'opera. Allora, dicevamo, succede qualcosa il 28 maggio del 1606, quella rissa in cui dopo una partita di pallacorda, quindi o per antichi rancori o per motivi di tifo, verrebbe da dire, c'è questa rissa e rimane ucciso Ranuccio Tommasoni da Terni. Caravaggio è costretto a fuggire sotto bando capitale, cioè si è ritrovato in territorio romano, cioè del Papa, insomma, chiunque avrebbe potuto, tipo wanted proprio, eseguire la sentenza. Quindi fugge, prima a Zagarolo, poi a Palestrina, sotto la protezione della famiglia Sforza Colonna, e però consideriamo che un pittore in fuga lavora senza più tutto quello che gli serviva, in modo particolare tutti gli oggetti che abbiamo visto ricorrere, non ha più il tempo di fermarsi a ritrarre dal vero, quindi dipinge a memoria, i suoi colori si spengono, l'abbiamo visto nella seconda cena di Emmaus, quella di Brera, si fanno meno squillanti, le espressioni si fanno più patetiche, sono a memoria, le composizioni si fanno più essenziali. Approda a Roma, no, scusate, a Roma non ci torna proprio mai più, a Napoli volevo dire, dove realizza le sette opere della Misericordia, su committenza del Pio Monte di Misericordia, che era una corporazione laica di soccorso, realizza tutte assieme in una scena complessa le opere di Misericordia, e abbiamo un oste che alloggiare i pellegrini dissetà, e qui c'è un signore che sta bevendo, dar da bere agli assetati, poi questo personaggio povero, disagiato, che riceve soccorso sia di vestimenti presumibilmente di nutrizione, poi c'è seppellire i morti, e qui abbiamo due personaggi che si occupano di trasportare, vedete qui i piedi, un cadavere. Nella figura di questa giovane che allatta un anziano, una figlia che allatta il padre carcerato, una figura antica, ritroviamo visitare i carcerati o anche nutrire gli affamati, e tutto assieme, vedete, c'è una luce delle torce, siamo al crepuscolo, come se la vita intensissima dei vicoli di Napoli si fosse rovesciata dentro quest'opera, su cui si affaccia, vedete, come se avesse la casa al primo piano affacciata sui vicoli, si affaccia una Maria con il bambino. Fu un'opera strapagata, tipo lo stipendio annuo di un funzionario, amatissima. Addirittura la chiesa per cui era stata pensata fu modificata perché si creassero dei cannocchiali visivi per apprezzare meglio la pala d'altare che era. Se andate a vederla ancora, c'è una specie di balaustra da cui ci si affaccia in alto per vederla meglio. E fu proprio amatissima. Tanto che, cioè, facevano anche qua la fila, perché poi queste novità interessavano gli artisti. La temerarietà di sfidare i canoni del Cardinal Paleotti e della Controriforma impressionava, e soprattutto la novità dell'interpretazione degli episodi sacri. C'era la fila per cui il Pio Monte di Misericordia nel 1621 poi stabilirà che, virgolette, nessuno
potesse copiare le opere della Chiesa e tantomeno asportarle, avendo riguardo più presto al pubblico decoro che al privato comodo. Direi che è una sensibilità non abbastanza arrivata fino a noi, cioè era più importante la fruizione pubblica dell'interesse e del comodo dei privati. Ci siamo? Avercene. Lascia anche Napoli per Malta perché spera, dato che Fabrizio Colonna, il figlio, uno della famiglia che lo sta proteggendo anche in questa situazione, è cavaliere dell'ordine e sperano che con l'intercessione dell'ordine dei cavalieri di Malta la domanda di grazia di poter tornare a Roma abbia maggior ascolto. Quindi con una carovana navale degli Sforza va a Malta e anche il gran maestro, il capitano Alof de Vignancourt è un estimatore della sua opera. Vedete, ne fa un ritratto davvero di potere, con addirittura il paggio che porta l'elmo piumato, eccetera. E tanto fanno, tanto brigano, da ottenere licenza da Papa Paolo V Borghese, che da cardinale era già stato un estimatore dell'opera di Caravaggio, e figurate che riescono ad ottenere licenza perché lui venga ammesso, lui che nasce senza neanche un quarto, neanche un ottavo di nobiltà proprio, ed era anche omicida, venga ammesso come cavaliere di grazia all'ordine dei cavalieri. Quindi si fa frate nel 1608 prende i voti di povertà, e aveva già imparato a sostenerla, castità, ma c'era un concetto molto approssimativo, aleatorio di che cosa fosse castità, ma io credo che più che altro gli sia costato il voto di obbedienza che fu costretto a fare. Diviene appunto cavaliere, ma la sua pittura si fa più impastata, terrosa. La decollazione di San Giovanni Battista, che era il patrono dell'ordine, è un'opera molto grande, 5 metri per 4, ed è alta, drammatica, sacra, a giudizio di Tommaso Montanari, dell'entità di una Guernica o di una fucilazione del 3 maggio del Goya, nel senso che travalica a valenza universale politica, sostiene Tommaso Montanari, perché con Michel Foucault di Sorvegliare e Punire legge l'esemplificazione del rapporto di potere con i corpi, in come vengono rappresentati. Vedete, in questo ambiente di prigione, di galera, ben conosciuto anch'esso dal Caravaggio, in cui questi corpi sono come schiacciati da un grande spazio buio alle loro spalle, e una luce insolitamente chiara, livida, la luce dell'alba, dell'ora delle esecuzioni, illumina questo gruppo di 4 persone che, gravando sul corpo di San Giovanni Battista senza vita, quasi lo schiacciano, lo deformano. Abbiamo questo dettaglio del gran mazzo di chiavi che per l'appunto allude al potere di segregare, di punire, e un boia evidentemente incapace, perché deve sfilarsi il coltello per terminare di staccare la testa dal busto, non gli è riuscito alla prima, quindi qualcosa di cruentissimo, in cui però l'unica umanità è data dal gesto di questa anziana e dai due galeotti che spiano quello che fosse il loro prossimo destino. Nel sangue del Battista, con esso, si firma, è l'unica opera firmata, c'è una F, c'è un Michel e una A puntata, con il sangue del Battista. È l'unica, ripeto, firma che compaia nelle sue opere. Quindi una tragedia in abiti
secenteschi, che dà tutta l'angoscia del suo... No, questo spettacolo, questo in Sicilia. Però cosa succede a Malta? Nell'ennesima rissa ferisce un cavaliere di rango superiore, condannato a morto, definito membro putrido da cacciare dall'ordine, galera, pena di morte, qualcuno lo aiuta a fuggire, arriva in Sicilia. Ve la faccio, immagino, molto cortissima. Quindi le opere siciliane sono... Lo facciamo morire, però prima queste opere siciliane, guardate, una sepoltura di Santa Lucia con grande spazio, sempre maggiore, grande presenza di toni cupi che opprimono i soggetti rappresentati. Questo è proprio l'esempio di come a lui importi l'immanenza, non la trascendenza. In primo piano ci sono due becchini che scavano la fossa, perché c'è da seppellire qualcuno, qualcuno deve scavare la fossa. Lui dà conto di questo dato di cronaca, punto e basta. Quindi anche in questo caso i cieli sono molto lontani. Poi fa a Messina questo ritratto molto diverso dall'altro, l'ho messo proprio per la differenza, questo è un ritratto antiretorico, dimesso di un potere umile, e poi arriviamo alla risurrezione di Lazzaro, in cui ancora grande spazio che opprime il gesto della Contarelli a chiamare un Lazzaro renitente, c'è proprio quasi resistenza a tornare alla vita dalla morte, e tutto il naturalismo delle carni grigiastre di lui che è già da qualche giorno nel sepolcro, continuamente in fuga, le cromie si abbassano ulteriormente, dipinge con quello che trova, bruni, bianchi, neri, terre verdi e terre rosse, asciugando le figure, andando all'essenziale. Fugge ancora incalzato, torna a Napoli, dove c'è la Costanza Colonna che lo protegge, perché spera di tornare a Roma, e tornando a Roma porterà con sé questo che è un suo ultimo autoritratto, dove lui si rappresenta come Golia, quindi dalla parte del male, forse sempre più temendo la decollazione che gli toccherebbe come pena di morte. Abbiamo tutti i suoi stilemi, episodio sacro con abiti e arma cinquecenteschi, il ritratto dal vero, e un David, vedete, come quasi pietoso, quasi misericordioso, pensieroso. Ci siamo? Questo è l'ultima opera che vi propongo, e vi ricordo di come in vita il Caravaggio abbia suscitato un accesissimo dibattito critico che è proseguito, però ha anche suscitato un grande interesse da parte di tutti gli artisti. Non ebbe scuola, fu un solitario, viveva isolato, senza garzoni, senza collaboratori, senza discepoli. Tante sue opere furono rifiutate dal classicismo idealista dominante, però ebbe molti ammiratori, molti furono i caravaggeschi. Guardate questa Artemisia Gentileschi, che è quasi una copia del suo Giuditta e Oloferne. Questi altri, Battistello, Caracciolo, Cecco del Caravaggio, ma a livello europeo Rubens e Van Dyck furono suoi grandissimi estimatori. Fu studiato approfonditamente da Vermeer, Franz Hals, Rembrandt, Velázquez, che non sarebbe stato lui senza il Caravaggio, e Zurbarán. A detta di Federico Zeri, il Caravaggio fu una delle colonne portanti della pittura europea. Quindi, dopo di lui, il rapporto tra arte e realtà non fu più di ornamento, imitazione, ma di scavo per andare a cercare l'essenza del vivere. Chiudo con una citazione ancora di Foucault che fa Montanari, perché la ritiene adeguata, penetrante per la vicenda
e per l'opera di Caravaggio. Chi dice il vero non potrà avere mai né riparo né focolare e neppure patria. È l'uomo dell'erranza, l'uomo che è sempre errante, è l'uomo della fuga in avanti dell'umanità. Un vero... 5 minuti prima. È stata bravissima, veramente affascinante, affrettata, perché dovevamo stare comunque in quell'orario, voleva fare 3 ore, abbiamo cercato di ridurla, ecco, ma è stata veramente molto molto brava. È già prenotata per continuare con altri protagonisti dell'arte. Ecco, va bene, no, le cercheremo, quello piace molto, e gli daremo un tempo più stretto, così la facciamo condensare. No, veramente è stato molto molto bello. Ripeto che lì abbiamo i libri e in biblioteca possiamo trovarne abbondantemente per approfondire quelle cose che sentiamo qua. Ringraziamo i partecipanti e anche chi ci seguirà su YouTube, sul canale della Mutuo Soccorso, che quindi avrà modo di rivedere anche voi stessi, di risentire e rivedere sul proprio video le opere che state viste oggi qui in grande. Adesso andiamo all'inaugurazione della mostra fotografica di Benzoni al piano terra. Grazie a tutti, continuiamo.